La gioia non è il fine, ma il vivere nel presente. Il cammino verso la collina ne è testimone. Oggi andiamo a posizionare il nostro Buddha in cima alla collina. Non sappiamo esattamente dove lo metteremo, però ci facciamo guidare dall'esperienza di camminare in questo bellissimo spazio verde con grandi fiori colorati e profumati, e vedremo, quando saremo in cima alla collina, dove il nostro Buddha vorrà stare, dove ci chiederà di creare il suo piccolo tempio. E così lo abbiamo messo in cima a una roccia, per vedere con i suoi occhi tutto l'immenso verde sul quale poter creare le nostre danze. Ma poi, avvicinandosi a questo meraviglioso albero, abbiamo pensato che forse, come vuole la tradizione, il nostro Buddha era molto più lieto di stare nella sua ombra e vicino a un fiore. Eh sì, il Buddha ci proteggerà. Il Buddha sarà sempre lì, in attesa che noi torniamo per danzare alla gioia della vita.